Si è svolto nel pomeriggio di ieri presso l'oratorio salesiano della parrocchia di San Domenico Savio l'edizione annuale del Raduno Grest. Il tema proposto è in linea con quello del Giubileo, crescere misericordiosi come il Padre. Fino al tardo pomeriggio giochi e attività in oratorio tra i ragazzi e gli animatori del Grest delle parrocchie cittadine. Presente anche il vescovo Monsignor Rosario Gisana, che ha dato il suo saluto ai partecipanti all'inizio della manifestazione. Semplicemente un messaggio di festa, si è pensato di creare un'occasione affinché tutti i ragazzi di Gela o quelli che possono venire possano passare una giornata di festa. Infatti è tutta pensata con i giochi. Se una volta magari si preferiva fare delle rappresentazioni molto belle, quest'anno si è preferito dare l'occasione ai ragazzi di divertirsi insieme, perché spesso si vive negli stessi ambienti, nelle parrocchie, in tante parrocchie, ma fra di loro non si conosce, non ci si conosce. Questa è l'occasione semplicemente per dire: guarda, vicino a te, senza andare lontano, c'è tanta cosa buona. Valorizziamo quello che c'è, senza chiuderci nei nostri recinti, ma il Papa lo dice sempre: usciamo fuori. È un'occasione per uscire fuori e ognuno conoscere le realtà e quello che fanno gli altri, perché spesso nella stessa città nessuno sa quello che fa chi sta accanto a te. Quello che più conta non è tanto i giochi, anche perché questo si fa già di fatto nelle singole parrocchie, i singoli grest hanno già la loro animazione che è abbastanza vivace, ma è anche un segno bello di collaborazione, di interparrocchialità, insomma. Cioè io credo che bisognerebbe un po' puntare su questo. Comunque, in ogni caso, io credo che questi momenti siano molto importanti. Vanno al di là di quello che si può vedere da un punto di vista aggregativo, perché lasciamo passare tra i ragazzi il senso dell'accoglienza, dell'amicizia, della fraternità, di quella universalità che io spero anche, tra l'altro, che tra i grestini ci siano qualcuno che non sia anche della religione cattolica, ma proprio per far capire che effettivamente questo è un movimento di solidarietà, di amicizia da conservare, da custodire e sicuramente anche da far sì che i ragazzi possano testimoniarlo innanzitutto nei loro ambiti e poi chiaramente possono conservarlo e farlo crescere nella loro vita.